sputo dentro il micro e lo benedico. Il pezzo suona da paura, ma io sto da schifo. 5 pungi dito, sempre negativo. 40 gradi ma mi sento chiuso dentro un frigo. I test rapidi danno false speranze, come chi gestisce le crisi lombarde. Musica spenta, suonano solo le ambulanze. Poi per un mese ho visto il vero inferno, altro che Dante. Altro che i Novax e i No Mask, altro che influenza fra, è peggio del crack. Altro che fama, io ho famiglia e sono qui da solo. Mi sento che muoio, non posso, devo pensare a loro. Ma tu come rispondi quando poi lui ti guarda con le lacrime agli occhi, e dice voglio la mamma perché l'hai chiusa in stanza, che cosa mi nascondi? È solo un gioco, questa è una fortezza, devi difendere la principessa. Tu pensa questo che hai mostri fuori di qua, qua. Ci pensa il tuo papà, ma poi ti chiedi se gli stai mentendo. Mamma non riesce ad alzarsi dal letto, ogni giorno sta peggio. Se prova a stare in piedi sviene, vomita pranzi e cene. Sento che tossisce, mi si gela il sangue nelle vene. Sento sbriciolarsi le mie ossa, ma il bambino non ne ha colpa, devo farmi forza. Di videogiochi, di YouTube non ne ha più voglia. Chiede perché non mi fai andare a trovare la nonna. Vedo che ha una rabbia dentro ma non sa come sfogarsi. Non l'ha mai fatto prima, adesso mi dà pugni e calci. Devo fargli da mangiare, il bagnetto, lavare i piatti, mentre parenti, amici in ansia mi stressano coi messaggi. E la mia mente cede a letto, non riesco ad addormentarmi. In rete la gente sembra contro vaccini e pro ristoranti. Ed ero ateo, adesso prego Dio ci salvi. E poi giochiamo un po' coi dinosauri. Ma tu come rispondi quando poi lui ti guarda con le lacrime agli occhi, e dice voglio la mamma perché l'hai chiusa in stanza, che cosa mi nascondi? È solo un gioco, questa è una fortezza, devi difendere la principessa. Tu pensa questo che hai mostri fuori di qua, qua. Ci pensa il tuo papà.